Ciao a tutti, bentornati ancora una volta a parlare di libri. Come al solito vi parlo di qualcosa che ho letto di recente e per la quale, insomma, volevo esprimervi la mia opinione. Quindi cominciamo subito. Avete sentito anche voi? Vuole cominciare? Senti, io qui ho preteso un tag ed è un tag che avrò, è chiaro? Non, vabbè, non ti arrabbiare, Zubla, sei sempre così nervosa. Ma cos'hai in testa? Niente, mi sono preparata una fascia per, ecco, sentirmi un po' più bon ton, visto che non sei ancora in grado di comprarmi una parrucca! Non esistono parrucche della tua misura, Zupla, quindi devi rassegnarti. Non è vero, una volta ne avevi preparata una tu per me! Sì, ma bionda non ti piaceva, non ti ci vedevi riccia, cosa ti posso fare? Non essermi spretica, sai! Cosa ne pensate voi fans di questa mia fascia, eh? A me sembri muovere Orfei. No, dico, sei molto fascinosa, guarda come sei carina, insomma. Quindi vuoi un tag? Sì, per cortesia. I miei fan hanno sempre chiesto un tag per me. Ma dove sei finita Zupla? Di qua? Ma dove sei finita Zupla? Di là? E io adesso sono tornata qui per voi, va bene? Questa qui, che non vogliamo definire, mi preparerà un tag e io lo farò per voi. E Che fai? mi tocco i capelli, anche se non sono capelli, è una fascia. Sai che mi ricorda qualcosa quella fascia? Non parlare! Non parlare, capito? Non parlare! Ma dove l'hai presa? Zitta! Bene, è molto carina, mi dona molto questo viola, non trovi? Sì, sei molto carina dal vivo, di più però, eh. Lo so, sono molto carina e i miei fans lo sanno. Allora, questo tag deve arrivare dal Brasile, muoviamoci! Vuoi un tag? È un tag che avrai, Zupla. Se mi dai un attimo, ne cerco uno. Non è che mi fidi molto di questa qua io, eh? E tu che ci fai qua? Salve, è uscito il 7 aprile il quinto volume del mio libro. Come si chiama? Ah sì, Il Trono di Spade. Ma vai via, ma come ti permetti di trarre il mio tag? Fuori, fuori! Questi insolenti che si permettono... Muoviti con questo tag, capito? Muoviti che arriva gente, arriva gente! Lo so che arriva gente, spesso e volentieri arriva gente da queste parti. Ok, cominciamo con il tag. Mi hai chiesto un tag e lo avrai. Che tag è? Te ne accorgerai presto. Allora, cominciamo con le domande. Come ben sai, un tag è organizzato secondo delle domande, dove la star, nel qual caso si parla di te, Grazie. deve assolutamente rispondere alle domande perché i fans vogliono sapere, insomma, fanno la fila. Sì, lo so che i fans fanno la fila per me e io rispondo a tutte le vostre domande. Non sono loro le domande, ma sono del tag. Smettila di impicciarti! Allora, procediamo, fammi la domanda. Su, su, su. Allora, hai mai lasciato uno al primo appuntamento? Ma che tag è questo? È un tag privato. Tu non me la racconti giusta. Va bene. Sì, allora, se ho mai lasciato un primo appuntamento, come ben sai, io ho una fila dietro la porta di casa di fans che aspettano di uscire con me, la sottoscritta. Quindi no, non ne ho mai lasciato uno al primo appuntamento, ne ho lasciati più di uno al primo appuntamento, nel senso che davo appuntamento a 50 o 100 fan perché vi smistavo, ecco, diciamo così, non perché ne fossero solo 100 o solo 50, ricordiamolo, mi raccomando. E li smistavo e mi sistemi la fascia, mi sta cadendo. Tra un po' fai il guercio con questa parrucca. Come ti permetti? Colpa tua che non mi fai la parrucca! È colpa tua! Chiedetemi la parrucca! Mandatemi la parrucca! La voglio, mor... Basta! Va bene. Dicevo, ne lasciavo 50 ad aspettare inutilmente. Poi sai com'è? 50 fans tutti insieme mi aspettavano lì al caffè, c'era una baraonda, mi sarei sicuramente, come dire, spettinata. Eh sì, spettinata. Andiamo avanti con le domande. La seconda domanda, hai mai usato parole per abbordare? Parole per apportare. Che significherà questo tag? Ma allora, parole per abbordare. Beh, io non ho bisogno di parole per abbordare. Il mio fascino parla per me. Sì. Andiamo avanti. Qual è la tua tecnica di approccio? A me basta lanciare uno sguardo, cara, tu dovresti saperlo. Basta uno sguardo e tutti cadono ai miei piedi. Poi sono fascinosa, brillante, intelligente, simpaticissima e di una modestia senza paragoni. Sai che significa modestia? Certo che lo so, come ti permetti? Scusa. Descrivi il tizio più assurdo con la quale hai avuto a che fare. Il tizio o la tizia? Frequenti donne? Beh, io una persona particolare ce l'ho, un po' assurda, non necessariamente ci sono uscita comunque, ed è una tizia che fa i video con la maglia. Perché? Mai visto qualcuno che fa i video con la maglia nuda? No, ma intendo dire che è una tizia che fa i video,
Solo con la maglia, cioè si vede solo la maglia, al massimo il coperto e al massimo il piumone. Di chi stai parlando? Ah, io di nessuno. Però penso che sia abbastanza assurda, ecco. Non trovate? In fondo, non tutti effettivamente possono mostrare un bel visino come il mio. Che ne dite? Come sono fascinosa, questo viola mi dona da morire. Credo che la terrò per sempre. Quella fascia mi serve per il costume, tu lo sai. Zitta! Poi, vediamo un po'. Appuntamento al buio. L'uomo non è il tuo tipo, ma è molto simpatico. Come ti comporti? Lo lasci lì subito inventando una scusa o aspetti vedendo come si evolve la serata? Beh, è naturale che almeno gli concedo di offrirmi la cena. Quello sì, ecco, quello è importante. Gli concedo di offrirmi la cena, lui mi offre la cena, io mangio quello che mi pare e piace, perché come sapete sono snella di natura e non ingrasso, e anche se fosse chi se ne frega, e poi voglio assolutamente che magari mi offra, non so, un passaggio a casa, magari un giretto al cinema, e poi gli dico, guarda, mi dispiace, proprio non mi piaci. Sì, ma magari è simpatico, ti fai due risate. Sì, ma lo sappiamo tutti che io sono super simpatica, non ho bisogno della simpatia degli altri, eh? E poi perché stai così in alto? Vieni più giù! Oggi sono in piedi. Mi dà fastidio, mi viene il torcicollo a guardarti, sai? E non mi guardare. Ma capirai, che perdita, eh? La storia di cui ti vergogni è che nessuno sa. Oh, devo confessare che ho letto un libro bruttissimo. Non è questione di libri. Non è questione di libri. La storia di cui ti vergogni è che nessuno sa. Io non ho storie delle quali mi vergogno. Ma vogliamo parlare della storia di questa fascia, tipo dove sei riuscita a scavarla? Non sono cose che ti riguardano. Sì che mi riguardano se parliamo dei miei cassetti. Ma non capisco di cosa vai blaterando. Che bello fare così. Mi piacerebbe tanto farlo con i miei capelli lunghi, che ne La storia di cui ti vergogni è che nessuno sa, se non rispondi non vado avanti. Beh, vediamo, dunque. Beh, mi vergogno delle storie che ho intrattenuto, diciamo storie così, che ho intrattenuto con persone, cioè con non giraffe. Noi giraffe siamo simpatiche, voi lo sapete, però insomma, capita di conoscere anche altre razze, se così possiamo dire, che ne so, un ippopotamo oppure, non so, un leone come quello prima qui, che come si è permesso. Vabbè, lasciamo stare. Quello era George Martin. Quello era George Martin, quello mentecato, te lo dico io. Non proprio, quello era George Martin. Ma se aveva la barba appesa. Tu anche hai un filo che ti pende. Oggi proprio non la sopporto, eh. Non la sopporto, eh. Oggi mi pesa anche un po' la testa. Questa fascia è un po' pesante, con questo coso dorato qui. Vabbè, dorato, diciamo ottone, va, dorato. Beh, se lo volevi te lo potevi comprare da sola, no? Non ti rispondo, non rispondo alla tua provocazione. Cosa guardi in un uomo? Beh, si legge. Sei simpatico, sei carino, spiritoso. E poi deve essere, come dire, gentile, non so, boh. Non lo so, mica guardo gli uomini io, al massimo guardo le giraffe. C'hai ragione, questa te ti sei arrampicata. Sei mai stata attratta da una donna? Assolutamente no, no, no e no, no. Sono ultra etero io, una giraffa etero. Chiaro? Non ci provate. Questo lo dico per tutte le fans che mi scrivono, che vogliono assolutamente conoscermi, che vogliono prendersi un caffè con me, vogliono invitarmi a cena. Non se ne parla. Mi piacciono i maschietti, va bene? Basta. Sai, c'è gente che può essere molto insistente alle volte, No, non conosco questo tipo di gente, ma ho altri metodi per scacciarli. eh? Ah, beh, buon per te. E se lui è fidanzato? Bene, allora, scusatemi, devo spiegare una cosa a questa qui sopra che non ha capito niente. Allora, non è questione se lui è fidanzato. Quando mi vede un uomo, si dimentica di essere fidanzato, automaticamente torna single, cioè chiama la tipa e dice ciao, arrivederci, non ti voglio mai più vedere. Perché sono fascinosa, sono simpatica, sono intelligente, sono modesta, sono brillante, sono una star, concedo a chiunque di offrirmi una cena, non a chiunque, aspetta, non a chiunque, concedo a molti perché sono magnanima di offrirmi una cena e di passare del tempo con me. Loro magari mi ammirano e io mangio a volontà. Mangio a volontà, capito? Non c'è il problema del fidanzato. Automaticamente si dimentica di essere fidanzati. È chiaro? È chiaro. Beh, non mi sembri molto sveglia tu lassù, secondo me stai ancora dormendo. Va bene, allora, credi ancora nel vero amore? Fermi tutti. Cos'è questo tag? Vuoi sapere il titolo del tag?
Sei sicura? Che razza di tag è questo? Non parla di libri? Ho capito male tutte le domande io. Sì, vabbè, le capite tutte male, guarda. Non me la racconti giusta? Che cos'è questo tag? Questo tag, magari lo scrivo poi in sovraimpressione, non mi ricordo il nickname della ragazza da quale l'ho preso, però era un tag che mi aveva divertito molto. Mi aveva divertito il modo in cui questa ragazza aveva risposto alle domande. E quindi come si chiama questo tag? Beh, questo è il tag della zitella, una cosa del genere. Che cosa? Zitella, a me, io, che sono la più gettonata del mondo. Ma come ti permetti? Ma guarda un po', fans, fate qualcosa, liberatemi da questa pazzoide che sta dormendo a quest'ora, non sappiamo nemmeno che ora è, perché non è nemmeno un orologio, non ho una parrucca, non ho un orologio, sono costretta a mettere una fascia in testa che non so nemmeno di chi è. Dove l'ho presa? Nel cassetto, l'hai presa nel cassetto dei costumi da bagno. Non dovevi dirlo questo! Sono stata costretta, non avevo altro da mettere in testa. Mi ero stancata di venire fuori così, senza un po' di trucco e parrucco, sguarnita. Non che io abbia bisogno del trucco, sia chiaro, sono molto bella anche così, vedete? Molto mature. Però questo viola mi dona, non credo che te lo restituirò mai più. Anche se è un costume da bagno, anche se è una cinta da costume da bagno. È una cinta che non mi serve. Non prendo i tuoi scarti! Io non volevo fare questo cavolo di tag, volevo fare un tag letterario, un tag interessante, importante, ma questa, vedete, mi tratta sempre male. Io pure sono così gentile, così simpatica. Gentile, via. Sono bisbetica almeno quanto te. No, tu sei più bisbetica di me. Come farò? Oh, mi sono rovinata la reputazione con questo tag. Non sono zitella, sono piccola. Quanto avrò? Quanto avrò? Non lo so quanto campano le giraffe. Ti è, come ti permetti? Vabbè, comunque io come al solito vi saluto, siete stati molto gentili a seguirmi, so che vi siete sicuramente attaccati al monitor perché era molto tempo che non mi vedevate, come vedete sono sempre in forma smagliante e presto mi rivedete sicuramente, se non con questa fascia in testa alla Moira Orfei, come dice lei, è molto molto elegante questa fascia, trovate? Mettete comunque dei commenti sulla mia fascia perché è molto importante che voi mi diate un vostro feedback, ecco, va bene? Va bene, Zubla. Bene, allora, come dire, alla prossima. Presto, mi raccomando, quando volete potete scrivermi quello che volete. Guarda, te la metto come sciarpa, visto che ti piace tanto. Ecco Beh, non sto tanto male, sembra un aviatore. qua. Sì, un po' sembra un aviatore, è vero. Con un occhio solo. Chi sei, Polifemo degli aviatori? Basta, capito? Basta, preparami una parrucca. Io vado, questa donna mi ha veramente alterato. Basta, basta, basta. Un bacione a tutti voi. Mua! Nessuno vuole un tag per Domitilla?